la banda del giovanile dell'Ambima, che è regionale, che raccoglie ragazzi di tutta la regione, e provengono da bande che vanno da Trieste fino qui a Ovaro, la nostra, e ci sono oltre 110 componenti. Noi, nell'ambito delle manifestazioni per il 25esimo di fondazione della nostra banda, abbiamo chiesto agli amici dell'Ambima di poter far debuttare qui da noi la banda quest'anno. Ringraziamo veramente di cuore gli amici dell'Ambima, in particolare il presidente provinciale Pasquale Moro, per aver accolto questo invito, e a noi fa veramente piacere presentarvi la banda. Io non mi dilungo oltre, perché, come dicevo, non aspettano altro che farvi ascoltare quello che è stato il loro lavoro. Due parole le diremo alla fine della serata, faremo parlare le autorità presenti. Grazie e naturalmente buon ascolto. Ringrazio per la vostra partecipazione. Comunque io ringrazio il presidente Agostino Isleo per averci ospitato qui, e ringrazio soprattutto il sindaco di Prato Carnico per la sua disponibilità e per averci dato la possibilità di poter eseguire questo concerto, perché in effetti 110 elementi, è difficile trovare un luogo, un posto dove poter fare un concerto al coperto, non solamente qui certamente in Carnia, ma penso un po' in tutto il Friuli. Quindi ringrazio il sindaco Rinaldi Gino per la sua disponibilità. Molti di voi sono già a conoscenza del motivo per cui questa formazione è qui, perché è voluta dall'Ambima regionale Friuli Venezia Giulia, attraverso il suo presidente Boldarino Eugenio, che già da diversi anni voleva che questo si concretizzasse. Si sta concretizzando attraverso un campus che ha la volontà, ha l'obiettivo di dare un momento di formazione, di crescita dei ragazzi attraverso la musica, sia sotto l'aspetto artistico sia sotto l'aspetto sociale e propedeutico del fatto di stare assieme. Io direi che è d'obbligo, ringraziando voi per la presenza, ringraziare soprattutto chi ha partecipato a questo campus sostenendo i ragazzi e seguendoli i ragazzi, sostenendoli dal punto di vista tecnico. Vorrei ringraziare tutto il corpo docenti, a partire dal direttore coordinatore artistico del presente progetto, che è il professor Marco Somadossi. Vorrei ringraziare la professoressa Gani Michela per aver seguito la classe di flauti, la professoressa Gani Serena per gli oboi e i fagotti, la professoressa Frezzani Elisa per i clarinetti, il professor Picogna Andrea per le trombe, il professor Sebastiano Otto Alex per i sax, per i sassofoni, il professor Luchita Flavio per la classe dei tromboni, corni, bassi, tuba. Per quanto riguarda i corni, il professor Comoretto Andrea, e per quanto riguarda le percussioni, il professor Quaggiato Patri. Tutto questo non si sarebbe potuto però realizzare nella sua concretezza se a fianco a questo staff artistico, il corpo docenti, non ci fosse stata la disponibilità di collaboratori preziosi, importanti, nel seguire i ragazzi in questa settimana. E devo ringraziare Denarda Daniele per la sua presenza, per la sua collaborazione, l'amico Marcello Di Benedetto e Popesso Marinella per
la sua disponibilità e per aver seguito i ragazzi quest'anno purtroppo più di qualche volta nelle loro esigenze. Io vado a chiedere al professor Marco Somadossi di iniziare il concerto e questa sera il concerto verrà presentato dai ragazzi. Però chiamerei qui professor Marco Somadossi per aprire questo concerto con l'inno nazionale italiano. Buonasera e benvenuti al concerto conclusivo del campus della banda giovanile Andima, Friuli Venezia Giulia. 110 ragazzi provenienti da 25 bande della regione sono orgogliosi di offrirvi i frutti di un'intensa settimana di lavoro, seguiti da giovani insegnanti e coordinati dal direttore artistico e maestro Marco Somadossi. Il primo brano che eseguiremo sarà Overture Festive, composto da André Vanhen, maestro e compositore belga, che molti di noi hanno avuto l'onore di incontrare e di essere diretti da lui nel febbraio scorso in occasione del concerto di Gorizia. Overture Festive è un brano, come suggerisce il titolo stesso festivo, ovvero caratterizzato da una ritmica incalzante presente sin dalle prime battute. Suddiviso in tre tempi, la parte centrale è affidata alla brass, che presenta il tema principale, ossia una rivisitazione di una canzone popolare francese per bambini. L'allegro finale porta in conclusione ad un imponente maestoso. A voi Overture Festive. Dirige il maestro Marco Somadossi. Thank you.
Il prossimo brano che eseguiremo è Old Churches di Michael Colgrass. L'autore ha avuto l'idea di creare un pezzo interessante ed espressivo, ma allo stesso tempo che contenesse tecniche inusuali. La soluzione adottata è stata scrivere una composizione basata su un canto gregoriano. Colgrass ha inserito nel brano effetti come il mormorio simulato dall'idea delle voci e dei canti dei fedeli in una vecchia chiesa. Un monaco intona una melodia e il resto dei monaci risponde. Questa conversazione musicale continua per tutto il brano, ad eccezione di brevi interruzioni, forse dei quieti commenti dei visitatori della chiesa. Vi auguriamo un buon ascolto. Prima di iniziare questo brano vorrei dirvi due parole. Sono necessarie per comprendere qual è il messaggio che vuole trasmettere questa musica. Ho scelto questo brano proprio per far affrontare ai ragazzi il linguaggio che è prettamente della musica contemporanea. Viene chiamata musica contemporanea, anche se è musica che ormai 60-70 anni, e la musica sono gli effetti che i compositori hanno cercato a partire dagli anni 40 del secolo scorso per creare della nuova musica. Di tutte queste sperimentazioni è rimasto ben poco, perché molte sono state fine a se stesse. In questo brano, scritto appositamente per una banda giovanile, da uno dei migliori compositori viventi al mondo, tra l'altro un vincitore di un premio Pulitzer per la musica colta, ha utilizzato alcuni effetti che sentirete per descrivere un'immagine sonora, che è proprio questa di una vecchia chiesa. Non spaventatevi se sentirete delle cose particolari, sono volute, le abbiamo studiate e sono tra l'altro anche molto difficili da ottenere. Buon ascolto! Thank you.
Il brano che l'organico ridotto, la banda organico ridotto presenterà è una mia composizione che mi verrà presentata dai ragazzi. E tengo particolarmente invece al secondo brano, che sarà una sorpresa che vi voglio presentare personalmente, e un terzo brano che sarà la prima esecuzione assoluta al mondo. Buonasera. Allora, prima di passare alla presentazione del prossimo brano, bisogna raccontare una storia. Infatti, tutto ebbe inizio nell'anno 773, quando, alla fine di un viaggio interminabile, una carovana carica di merci provenienti dall'India si presentò alle porte della Madinah al-Salam, la città della pace, cioè Baghdad. Tra i doni contenuti nei bauli per il califo al-Mansur, ce n'era uno che avrebbe avuto un'importanza decisiva per tutta la nostra cultura. Il Siddhanta, un trattato di astronomia scritto un secolo prima dal matematico Brahmaputta. Nelle sue pagine era contenuto un tesoro, 10 cifre. Esse comprendevano un nuovo valore, lo zero, designato col termine sanscrito sunia, che significa vuoto. Sifr è il nome arabo dello zero e diviene anche il nome di tutte le cifre, come dire che lo zero le comprende tutte, ma le supera e le annulla tutte come valore. Nel brano, appunto, composto dal maestro Somadossi, proprio mentre la città di Baghdad era sotto i bombardamenti della prima guerra del Golfo, si cerca di riprodurre l'origine della nostra civiltà. Thank you.
Ora eseguiremo un brano a cui tengo in modo particolare, perché è stato scritto da una ragazza che frequenta il campus, Maria Bertos, che adesso non vedo, se ti alzi. Ecco, lei è molto timida, ma è una cosa veramente eccezionale che una ragazza della sua età riesca a scrivere un brano e strumentarlo per tutto questo organico, per cui con veramente un grande orgoglio, un grande piacere, noi adesso ci accingiamo a suonare il suo Natasha. Natasha, un brano che esprime un gesto d'affetto fra due grandi amiche. Il pezzo è stato composto da Maria Bertos, giovane promessa nell'ambito musicale, dedicato alla sua migliore amica, da qui presente. Il brano è caratterizzato da un tema che si ripete, eseguito da strumentisti diversi, creando così un gioco di colori e timbri. Natasha termina con un crescendo che sta a simboleggiare il legame d'amicizia che si è creato, sempre più forte nella speranza che continui ad aumentare. A voi buon ascolto. Thank you.
poco avrete l'occasione di ascoltare in anteprima mondiale due brani tratti da una suite di Daniele Carnevali. Per comporla ha tratto ispirazione da alcune colonne sonore composte da Nino Rota per i film di Federico Fellini. La suite non è stata ancora conclusa, ma prevederà l'esecuzione di 5 pezzi. Il primo dei due brani, Old Lion, rappresenta la tristezza e la malinconia di un vecchio leone morente. Cambia invece lo stile durante il secondo, Galop, ricorda una comica parata di pagliacci che dopo essersi esibiti attraversano le vie della città e se ne vanno. Thank you.
Io chiederei al presidente della banda del complesso bandistico Val di Gotto un attimino la sua presenza qui per poi il momento ufficiale. Ecco, allora prima di riprendere con la banda al completo, io chiamerei qui a portare il proprio saluto, prima di tutto, il presidente regionale dell'Ambima, Eugenio Boldarino, che assieme a Moro e al professor Samadossi sono i coautori di questo professionale. Ma per un breve saluto, anche perché disturbare, fra virgolette, questo concerto con tanti discorsi, no? Mi sembra quasi pericoloso. Ma voglio dire l'emozione che ci hanno dato questi ragazzi, mi pare che sia un'emozione grande. Io veramente ho qualche volta i brividi, perché sentire ragazzi che hanno, ricordiamolo ogni tanto, hanno dagli 11, 12, 13, 14, 15, 16 anni, la maggioranza ha 14, 13 anni, quindi meritano veramente tutto il nostro applauso, ma tutto il nostro affetto per questo. Scusate, per questo concerto che questa sera ci stanno dando. Un educatore mondiale bravissimo, San Giovanni Bosco, diceva che bisogna giocare bene quando si gioca e studiare bene quando si studia. Ebbene, io penso che questi ragazzi abbiano studiato bene, abbiano anche giocato bene, perché hanno avuto anche qualche momento di relax, non mi pare. Però questa sera stanno dimostrando che hanno studiato bene, che i professori, con il capo dei professori, il professor Samadossi, hanno lavorato bene e i risultati che ci stanno dando lo dimostrano. L'Ambima è felice di questo incontro, è felice perché, lo dicevo domenica alla presentazione di questo campus, si è sempre prefissato uno scopo, che è quello della qualità, quello di far sì che le nostre bande vengano giudicate per quello che danno, ma vengano giudicate per la qualità che esse riescono ad esprimere nei loro concerti. E questo lo potremo avere attraverso questi giovani, i quali, quando andranno nelle loro bande, assieme ai meno giovani, assieme agli anziani, faranno da traino appunto a tutto il loro complesso, e quindi quel complesso senz'altro migliorerà la sua qualità e le sue performance. Quindi un ringraziamento a tutti voi, ringrazio anch'io e mi associo a quello che ha detto all'inizio di questa serata il presidente provinciale dell'Ambima Moro, ringraziando tutte quelle persone che hanno fatto sì che si potesse arrivare a questa serata. Ringrazio anche i due sindaci che sono qui presenti, questo ci fa enormemente piacere, perché avere le istituzioni vicino è uno sprone per noi a continuare nell'attività, questa attività di volontariato, ricordiamolo, questo è un volontariato culturale che noi stiamo facendo e svolgendo per migliorare la nostra società, perché diciamo la verità, questa è la società sana, questi sono i giovani sani che siamo abituati purtroppo a leggere e a sentire nelle cronache tante cose brutte, queste invece sono delle cose belle che vanno sottolineate e vanno applaudite. Quindi un ringraziamento. Un ringraziamento ai due sindaci, ripeto, al sindaco di Ovaro, il signor Notte, e al sindaco di Prato Carnico, signor Rinaldi. E naturalmente devo ringraziare Pasquale Moro e i suoi collaboratori, perché fare tutta questa cosa non è semplice. E il presidente Agostinis qui lo sa, che è lui anche presidente della banda di Val di Gorto, sa che organizzare tutte queste cose non è facile. 112 ragazzi sono tanti, però sono riusciti a far sì che potessero continuare gli studi, che potessero studiare. Ho fatto una settimana intensa di musica, di studio, e quindi mi pare che vada sottolineato il ringraziamento a queste persone che hanno permesso che queste cose si potessero avverare. Un grazie a tutti voi, naturalmente, e speriamo che questo risultato possa ancora ripetersi anche per l'anno prossimo. L'anno scorso avevamo 84 ragazzi, quest'anno 112, e il prossimo anno, chi lo sa, saranno ancora di più. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Grazie a tutti voi.
salutiamo il padrone di casa, il sindaco di Protocarnico Gino Rinaldi, per il saluto all'amministrazione, che ringrazio per la disponibilità che dà sempre alla nostra banda, mettendo a disposizione tutte le strutture del comune. Beh, sono io a ringraziare Agostinis che ha portato questo bellissimo gruppo di ragazzi qui in Val Pesarina, quindi a nome dell'amministrazione della Val Pesarina ringrazio veramente, non so cosa dire neanch'io, ha già detto tutto il presidente, è veramente bello vedere 110 ragazzi, che penso che sia molto anche difficile da parte del maestro coordinarli, non so come fa, perché anch'io sono stato professore, me ne avevo solo 12-13 e già tenere a bara 12-13 era difficile, per cui veramente ha raggiunto dei risultati con 110 ragazzi veramente eccezionali, quindi io lo ringrazio lui, ringrazio anche tutti i suoi collaboratori e naturalmente, come ha detto Agostinis, il nostro palazzetto è sempre a disposizione per eventuali nuovi concerti o nuove esibizioni delle bande. Grazie. Adesso siamo il sindaco di Ovoaro, presidente della comunità montana della Carnia e anche consigliere provinciale, per il saluto. È anche il nostro padrone di casa come banda, perché noi abbiamo la sede a Luince di Ovaro. Buonasera a tutti, anch'io mi associo a quanto ha già detto il presidente regionale e il collega Gino Rinaldi. Io credo sia un vanto per la comunità della Carnia avere questa sera questo gruppo qua e averlo poi nel programma che è stato fatto anche di 25 anni della banda del Corpo Bandistico Val di Gorto. Quindi è una tappa ulteriore che va così a contribuire nelle iniziative, nelle manifestazioni di 25 anni di attività del Corpo Bandistico Val di Gorto. Avere tutti questi bambini, questi ragazzi qua, credo non sia facile allevarli, istruirli e portarli qua in Val Pesarina. Ringrazio anch'io il Comune di Prato Carnico che si è prestato per le strutture per questa serata, ma credo in particolare che l'Ambima, operando in questa maniera, porti veramente avanti la musica, il suono a livello regionale. L'importante è avere i ragazzi che seguono, che si impegnano e che saranno loro poi i futuri suonatori in tutte le bande della nostra regione. L'esempio di oggi, di questa sera, credo dia prospettive, certezze, senza problemi per il futuro. Il ringraziamento va ovviamente ai maestri che hanno lavorato, a chi ha collaborato, ma a tutti voi ragazzi che avete in questi giorni ho fatto un campus assieme, perché stare assieme significa fare sì gruppo, stare significa anche divertirsi, ma significa anche portare avanti il gruppo con la musica, con gli strumenti e quindi essere i futuri suonatori nelle varie bande della nostra regione. Credo che il ringraziamento va al Presidente, perché ha iniziato, dicevo, l'anno scorso con 86, quest'anno sono 110, 112. Penso che andando avanti così anche le nostre bande avranno un futuro certo. Il futuro certo lo danno sicuramente solo voi ragazzi, e questo ci date prospettive. Grazie, andiamo avanti così di questo passo. Io prima di chiudere volevo consegnare al maestro Sommadossi il libro, il DVD che abbiamo realizzato in occasione del 25esimo di fondazione del nostro corpo bandistico, anche perché sia il libro che il DVD contengono un po' di campus dell'anno scorso e anche un pezzettino di musica musicata dal professore, un pezzettino di Acqua, che per noi è stata un grande... Volevo ricordare che se qualcuno volesse, sono a disposizione sia il libro che il DVD alla fine del concerto giù in fondo alla sala, e invito altresì tutti voi a partecipare dopo a una bicchierata e a un piccolo rinfresco assieme ai componenti la banda a fine serata. Grazie ancora, arrivederci.
Quello che sentirete è un brano con una caratteristica particolare. Infatti, oltre alla melodia strumentale, c'è anche una parte nella quale gli strumentisti si cimenteranno in un gioco ritmico, usando le mani. Di Libby Larsen, a voi Hamburg. Dirige il maestro Marco Somadossi.
Journey Through Shadowwood è un brano composto da Stephen Melillo. Letteralmente significa viaggio attraverso la foresta delle ombre. L'atmosfera buia ed oscura iniziale è prodotta dal cluster, un effetto sonoro che fra poco avrete il piacere di ascoltare. Il viaggiatore che cammina nella foresta viene intimorito dalle ombre fugaci che appaiono attorno a lui e inizia a correre. Si porta in un punto in cui la foresta si dirada e l'oscurità diminuisce. Calmatosi, riduce la velocità e cammina più tranquillamente, riuscendo a cogliere la bellezza della foresta circostante. Trasportato e incantato dalle meraviglie della foresta, non si accorge del passare del tempo e, abbagliato dalla luce apparsagli di fronte, si ritrova nei pressi della fine della foresta e riprende la corsa aumentandone il ritmo. All'estremo delle forze e al culmine dell'agitazione, si ritrova al caldo tepore del sole camminando tranquillamente e allontanandosi dall'oscura foresta. Questo brano fa parte di un grande lavoro chiamato Stormcast. Buon ascolto a tutti voi. Thank you.
Il prossimo brano che andremo ad eseguire è contenuto anch'esso nella raccolta Storm Quest di Stephen Melillo. Il nome del brano è Forbidden Fortress, è una composizione prodotta dedicata ai ragazzi e presenta tratti caratteristici come l'uso del registro grave dei tromboni e dei bassi tuba, che insieme a crescendi sforzati conferiscono a questo brano incisività e aggressività e danno un alché di minaccioso. A voi, Forbidden Fortress, dirige il maestro Marco Somadossi. Thank you.
Il prossimo brano è dedicato a ciò che risplende con più intensità. L'autore si riferisce ai fuochi d'artificio, rappresentati all'inizio del brano dal suono delle percussioni. Scritto dal compositore Stephen Melillo, True Fire è caratterizzato da continui cambi di tempo, nei quali emergono i diversi timbri degli strumenti. A voi, True Fire. Una settimana che lavorano veramente in modo importante, dalle 9 alle 12 la mattina, e dalle 15 alle 17 al pomeriggio, se non anche 17.30, e poi dalle 20.30 alle 10.30, 11 e un quarto. Ecco.
e quindi hanno lavorato veramente, veramente molto. Sì, quello che diceva prima il presidente regionale è la verità, dobbiamo veramente essere orgogliosi di questi ragazzi, non solo di questi, perché questi sono una piccola parte dei ragazzi che fanno parte delle scuole di musica, delle bande del Friuli Venezia Giulia, delle 88 bande del Friuli Venezia Giulia. 88, 4.250-300 iscritti all'Ambima regionale e solo 53-55 nella provincia di Udine, e questi ragazzi sono il frutto dell'impegno dei presidenti, qui ne vedo diversi, dall'amico Franco Cattarutti al vicepresidente provinciale di Udine Luigino Fattori, all'amico Franco Zupin del complesso bandistico Arcobaleno di Trieste. Non avrei smettere qualche dun a mia sfuggita, ecco, quindi li ringrazio anche della loro presenza e del lavoro che svolgono all'interno dei loro complessi bandistici, cosa estremamente importante. E poi un plauso ai tanti genitori che credono in questo, che credono nei loro ragazzi, che credono che la formazione attraverso la musica sia un qualcosa di importante per creare nel nostro piccolo, nel nostro modo, forse un po' di società migliore. In questa settimana loro lo hanno dimostrato, qualche volta hanno fatto anche i birichini, però se dobbiamo tirare le somme sono senz'altro positive. I ragazzi sono in una fase di crescita e quindi è giusto che abbiano i loro spazi anche per divertirsi, e lo hanno fatto mantenendosi all'interno di quei parametri di corretta gestione del rapporto tra di loro e tra gli altri gruppi che erano presenti in quella struttura meravigliosa che è quella della Gertrude di Piani di Luzza, che ci ha permesso di fare questo campus, quello dell'anno scorso, e mi auguro anche il prossimo, sperando che ce ne sia uno. His Honor è una tipica marcia americana, scritta da Harry Fillmore, direttore di una delle quattro maggiori bande americane. Composta negli anni 20, si differenzia dalle marce europee per le grandi differenze di dinamiche e i tempi molto veloci, i virtuosismi dei legni, ma soprattutto per l'assenza dell'introduzione del trio. Le bande che eseguivano questa marcia erano composte da ottimi musicisti, le quali notte venivano trasmesse alla radio in tutta l'America. Tra di loro c'erano anche musicisti italiani, la maggior parte cornettisti. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi attendiamo numerosissimi ai nostri prossimi concerti. Dirige il maestro Marco Somadossi.
abbiamo fatto un piccolo scherzo al nostro capo Pasquale, avevo detto dico due parole, ma alla fine di questo percorso dire a volte due parole sembra quasi sminuire tutto quello che si è fatto. Abbiamo detto è stata una settimana, in realtà sono stati solo 4 giorni di intenso lavoro, e vi assicuro che lavorare con questi ragazzi meravigliosi è stato veramente gratificante. Io oggi li ho ringraziati e ho detto da voi ho imparato tanto. Il lavoro fatto assieme, proprio lo scopo di questo campus è quello di trasmettere delle conoscenze musicali, delle esperienze, ma soprattutto condividere e imparare a lavorare assieme. E in questo lavoro, grazie anche e soprattutto ai miei collaboratori, siamo riusciti, e vi dico che anch'io ho imparato lavorando con questi ragazzi. Io, questo gestire 110 persone sarebbe inimmaginabile se non ci fosse stato, se ci fossero state delle spalle veramente salde, e sono stati i nostri collaboratori tecnici, Daniele, la nostra mamma Marinella, Marcello, Pasquale che ha coordinato, Flavio, che hanno fatto, mi sembra, una cosa come 2600 fotocopie, per esempio, per preparare le partiture dei ragazzi, e hanno seguito, ci hanno seguito nel nostro lavoro musicale. Un'altra particolare ringraziamento va però anche ai miei collaboratori. Senza di loro non sarei mai riuscito a costruire quello che siamo riusciti a fare in questa sera. Non è un prodotto altamente artistico, perché questo campus è un campus formativo, però io devo dire che ci sono stati dei momenti in cui ho sentito anche veramente suonare, fare quello che si chiama arte. Io vorrei ringraziare la nostra insegnante Serena, l'insegnante degli oboi. Serena. Grazie Serena. La maestra Elisa, l'insegnante dei clarinetti. Il maestro Andrea, l'insegnante delle trombe. Il maestro Patrick, il professor Patrick. Il maestro Flavio ha curato tutti gli ottoni gravi e i tromboni. Grazie Flavio. Il maestro Andrea, l'insegnante dei corni. Poi abbiamo anche il nostro birichino fra gli insegnanti, mica solo fra gli allievi. Alex, l'insegnante dei corni. Lasciato per ultimo, perché qua non è qua presente, purtroppo ha avuto dei problemi, la nostra insegnante Michela, l'insegnante della sezione dei flauti. Va da lei, penso a nome di tutti i ragazzi, più bel pensiero che si possa augurare. Pasquale ha sottolineato una cosa molto importante: questi ragazzi senza i loro genitori non potrebbero fare queste cose, per cui vi ringrazio anche voi, siete molto importanti per seguire e fare in modo che questi ragazzi possano lavorare con questa realtà. Grazie ai genitori anche a voi. Non perché meno importante, ma per ultimo vorrei ringraziare una persona particolare, perché all'interno di questi scambi culturali e formativi è molto importante anche ricevere le esperienze di persone che vivono questo lavoro in modo professionale. E ieri sera abbiamo avuto la fortuna di avere presso la nostra colonia, presso il nostro
colonia, non so come si chiama, dove stavamo, eravamo ospitati, è venuto a trovarci e questa mattina ci ha dato una piccola lezione, ci ha raccontato un po' della sua vita, del suo lavoro, uno dei più grandi sassofonisti d'Italia, è il sassofonista, per intendervi, dell'orchestra di Demo Morselli, l'orchestra che suona su Canale 5 la domenica, ed è anche qua ad ascoltare. Vorrei ringraziarlo veramente per quello che ci ha dato questa mattina, è Umberto Gnassi. I ringraziamenti sembrano a volte un po' noiosi, però io veramente voglio concludere e ringrazio nuovamente i ragazzi. Vi ho spiegato che avete una grandissima responsabilità, voi vi siete impegnati, avete affrontato anche dei sacrifici, a volte si parla, i ritmi di lavoro vi posso assicurare che erano veramente duri, ci si è divertiti perché ci si può anche divertire quando si fa bene la musica, però i ritmi di lavoro sono stati veramente duri. E loro hanno dato degli ottimi risultati. Bravi ragazzi.
Arrivederci.